Maria Lina Marcucci, presidente del Carnevale, l'imprenditrice è stata nominata alla guida della fondazione dal sindaco del Ghingaro. Tra i membri del CDA, il massmediologo Klaus Davi. Avevano rubato 350 pannelli solari, due uomini di origine marocchina fermati dai carabinieri sulla Firenze Mare. Il furto era stato compiuto in Puglia. Fantoni getta la spugna, il sindaco uscente annuncia che non si ricandiderà e attacca il PD, ma il partito risponde: eravamo d'accordo che non avrebbe corso per il terzo mandato. Internet veloce in tutto il territorio di Porcari. Entro l'autunno saranno completati i lavori per la posa della banda larga finanziati dalla regione. Sport forte CGC, semifinale da brividi. Sabato sera si gioca gara 2 degli spareggi scudetto e Viareggio può già centrare la finalissima. Ultimo atto in Serie D. Domenica l'epilogo della regular season. Viareggio e Ghiviborgo pensano già al futuro. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano il rinnovo dei vertici della Fondazione Carnevale a Viareggio. Alla guida della Fondazione è stata designata l'imprenditrice Maria Lina Marcucci. Internazionalizzazione, innovazione, valorizzazione della creatività. Questi i principi che hanno guidato il sindaco del Ghingaro nella scelta di Maria Lina Marcucci, manager internazionale, già vicepresidente della regione toscana, alla presidenza della Fondazione Carnevale di Viareggio. I nomi dei consiglieri del CDA, dell'ente carnevalesco, sono stati resi noti dal sindaco nel corso di una conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio nei locali della GAMSH. Vicepresidente del Carnevale è Marco Zoreni, ingegnere viareggino, già membro del CDA della Fondazione. Gli altri consiglieri sono Monica Guidi, imprenditrice balneare viareggina, Stefano Nari, imprenditore e organizzatore di eventi, e Klaus Davi, giornalista e opinionista. Il Carnevale è nel mio cuore, ha detto la neopresidente ai nostri microfoni. Che cos'è che l'ha spinta ad accettare? L'amore per le scommesse, se dovessi dire il tema generale, ma la verità vera è la passione per Viareggio. È la grande passione per Viareggio e per il suo carnevale. E poi mi piacciono le feste. Dove dovevo andare se non qui? Ha già qualche idea sulle iniziative che si potranno prendere per potenziare questa manifestazione? No, cioè posso avere delle idee, ma veramente è stata una cosa, diciamo, fulminea. Devo parlarne con i miei colleghi del consiglio d'amministrazione, voglio condividere con il sindaco naturalmente. Ho soltanto molto molto chiaro il fatto che questa fondazione, come la stragrande maggioranza delle fondazioni italiane, ha il compito di mantenere delle radici forti sulla cultura che è tramandata, e quindi i carri, le sfilate eccetera, ma deve anche pretendere da se stessa di proiettare Viareggio in un futuro di gioia. Quindi diciamo abbiamo un compito che ci aspetta e che presto vi sveleremo. E la città di Viareggio lo sa che si aspetta molto da lei? Ora, da me fino ad oggi non si aspettava niente. Io spero che siano comprensivi. Da lei come presidente? Io spero che i viareggini siano comprensivi almeno all'avvio, abbiano voglia davvero di darci una mano e contribuire con le loro idee e anche con una relazione stretta, forte. Il Carnevale ha bisogno di un abbraccio per dare il suo meglio alla città. Speriamo che accada. Lei è mai salita su un carro? Quando ero ragazza, ma molto ragazza. Con la cronaca ci spostiamo a Lucca. I carabinieri hanno fermato due ladri di pannelli solari. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Lucca, in collaborazione con la polizia stradale, hanno fermato due cittadini marocchini alla guida di due furgoni ritenuti sospetti e già notati nei giorni scorsi nella nostra provincia. Intercettati la notte scorsa sull'autostrada Firenze Mare, i due veicoli sono stati scortati fino all'uscita di Lucca Est da una pattuglia della polizia stradale e poi accompagnati fino a un cortile degli svizzeri. Qua i militari hanno provveduto a ispezionare il carico, che è risultato essere composto da 350 pannelli solari. Successive verifiche hanno appurato che i pannelli erano stati rubati da un campo fotovoltaico in provincia di Lecce alla fine del mese scorso. I carabinieri hanno così provveduto a sequestrare il materiale, compresi due furgoni, e a denunciare i due marocchini. Uno di essi, tra l'altro, è risultato essere già stato denunciato proprio per un reato simile.
Parliamo di elezioni, il caso di Piazza Al Serchio, il sindaco uscente Paolo Fantoni ha deciso di non ricandidarsi e c'è stato un botta e risposta tra il sindaco uscente e il Partito Democratico. Sentiamo. Paolo Fantoni non si ricandiderà a sindaco di Piazza Al Serchio. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino uscente con una lettera polemica inviata alla stampa, dopo che il PD aveva annunciato che non lo avrebbe sostenuto per un terzo mandato. Fantoni, nella lettera, si definisce schifato da questo siparietto della politica e spiega di aver dato la propria disponibilità allo svolgimento delle primarie, ma il PD, aggiunge polemicamente il sindaco uscente, applica le regole dove meglio torna comodo. A Fantoni però ha risposto la segretaria del PD di Piazza Al Serchio, Stefania Fontanini, sostenendo che in realtà il sindaco uscente aveva stabilito di non ricandidarsi al terzo mandato, salvo poi cambiare idea senza effettuare alcun passaggio con il partito. La Fontanini dice anche che Fantoni non ha mai chiesto le primarie e chiarisce che il partito ha deciso di appoggiare un candidato, Andrea Carrari, che è esterno al PD. Intanto sembra prendere corpo la candidatura di Marco Cassettai, consigliere uscente di minoranza, che sarebbe appoggiato anche da alcuni fedelissimi di Fantoni. Rimaniamo a Piazza Al Serchio perché qui è intervenuto l'elisoccorso Pegaso. Che cos'è successo? Un profugo di 25 anni del Mali è in gravi condizioni all'ospedale di Pisa dopo essere caduto dal tetto dell'edificio dove era ospitato appunto nella città garfagnina. Secondo le prime informazioni il giovane era salito sul tetto per sistemare la parabola, ma si pensa anche che possa essere salito per cercare il segnale con il telefonino quando la copertura ha ceduto ed è caduto da un'altezza di circa 6 metri procurandosi diverse fratture. È stato trasportato dall'elisoccorso Pegaso che vedete in questa immagine all'ospedale Cisanello, non sarebbe in pericolo di vita ma gli accertamenti sono ancora in corso. Ci spostiamo adesso nella piana di Lucca a Porcari dove è stato annunciato che entro l'autunno sarà disponibile su tutto il territorio comunale la banda larga per internet. Entro la fine dell'autunno sarà realizzata la rete in fibra ottica a banda ultralarga che consentirà la navigazione veloce su internet su tutto il territorio di Porcari. L'annuncio lo hanno dato il sindaco Alberto Baccini e l'assessore regionale alle strutture tecnologiche Vittorio Bugli. I lavori saranno a costo zero per il comune, dato che la regione è stata in grado di anticipare i finanziamenti. Porcari, ha spiegato il sindaco, è uno dei primi 11 comuni toscani in cui la regione ha deciso di effettuare i lavori in via prioritaria, dato l'alto rapporto tra popolazione e attività produttive che si riscontra sul territorio. I consiglieri comunali, Lori Del Prete e Simone Giannini, hanno sottolineato i vantaggi che deriveranno per privati cittadini e imprese dall'introduzione della banda larga, che raggiungerà anche tutti gli edifici pubblici. L'assessore Bugli ha detto che l'investimento su Porcari sarà di 3 milioni di euro, con i quali saranno realizzati 16 chilometri di infrastruttura. Saranno collegate le due aree industriali e circa 3.500 unità immobiliari. A Capannori adesso per il posizionamento della nuova passerella pedonale sul canale Ozzeretto. È stata posizionata a Pieve San Paolo la nuova passerella pedonale sul canale Ozzeretto, che sarà collaudata e resa percorribile nei prossimi giorni. La passerella è stata realizzata in acciaio, è lunga 14 metri e mezzo e larga 1 metro e mezzo ed è parallela al ponte carrabile già presente sul canale. L'opera va a completare l'intervento realizzato dall'amministrazione Menesini nel centro della frazione per garantire la sicurezza dei pedoni e riqualificare la viabilità. Sul lato nord di via di Tiglio è stato infatti già realizzato un marciapiede lungo circa 260 metri. Con quest'opera, ha detto l'assessore ai lavori pubblici Gabriele Bove, abbiamo inteso rendere più vivibile la frazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per completare i lavori di riqualificazione della viabilità a Pieve San Paolo, sono in programma anche l'installazione di alcuni punti luce e il rifacimento degli attraversamenti pedonali. Con le immagini torniamo a Lucca, sono immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore per farci vedere qual è il livello dell'acqua in via dei Fossi, livello che sembra tornato abbastanza alto come si può vedere in queste immagini. Pochi giorni fa il Genio Civile aveva detto che la portata d'acqua al condotto pubblico sarebbe stata mantenuta sui 3 metri cubi d'acqua al secondo.
Queste immagini ci dimostrano qual è il livello in via dei fossi. Andiamo adesso a vedere invece una fotografia che ci ha inviato un altro telespettatore che ritrae una sorta di discarica abusiva con tanto di materassi comparsa alla Montagnola di San Concordio, proprio in mezzo alle scuole. La foto appunto ci è stata inviata da un telespettatore che richiede l'intervento di Sistema Ambiente. Ancora a Lucca è stato siglato un protocollo per la sicurezza delle tabaccherie. Firmato anche dalla Prefettura di Lucca, il protocollo nazionale stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Nazionale Tabaccai. Per l'occasione è arrivato a Lucca il Presidente Nazionale dell'Associazione, che ha siglato il documento insieme al Prefetto Giovanna Cagliostro. Al centro dell'attenzione, l'uso di telecamere di videosorveglianza e di sicurezza antirapina che la Federazione ha garantito di incrementare, favorendo il collegamento con le sale operative delle forze di polizia. Inoltre, è stato assunto l'impegno a promuovere l'utilizzo di sistemi di pagamento alternativo al denaro contante. Tutti i giorni leggiamo sui giornali di tabaccai scippati, furti, negozi distrutti, macchine che entrano dentro il negozio e quindi indubbiamente la nostra categoria oggi soffre molto di questa situazione. Chiediamo che le forze dell'ordine siano più presenti. Abbiamo degli impegni sia da parte della prefettura che da parte del territorio e soprattutto concentrati, come lei può immaginare, sull'installazione di telecamere e soprattutto per prevenire i reati comunque in genere, ma anche le rapine, e comunque fa parte, diciamo, si inserisce in un percorso di sicurezza partecipata che la prefettura ha avviato attraverso la sottoscrizione in materia di sicurezza di vari protocolli. Il fenomeno delle rapine nelle tabaccherie è stato al centro della cronaca dei mesi scorsi anche nella nostra provincia, dove oltre a essere stati presi di mira diversi esercizi commerciali, venne anche aggredito il titolare della tabaccheria di Borgo Giannotti. La rubrica settimanale L'Ancora, Sergio Talenti ci parla dei dati preoccupanti sull'inquinamento dei terreni agricoli in Versilia. Un convegno a Pietrasanta rilancia in questi giorni una forte attenzione sull'inquinamento del suolo, soprattutto del suolo toccato dal torrente Baccatoio che dalle Alpi Apuane discende fino alla piana versiliese. I dati in possesso del Comune e della Regione Toscana dicono che su una campionatura di 38 aree, 18 siti ad uso agricolo risultano inquinati. Ci vorrà dunque molto lavoro per bonificare l'intero territorio. Le sostanze inquinanti rilevate sono, per quanto riguarda l'arsenico, al 67% in 12 siti, il piombo al 39% in 7 siti, sto leggendo per essere preciso, il cadmio al 28% in 5 siti. Si parla di sostanze ufficialmente pericolose, nel senso che hanno superato la soglia di tolleranza stabilita dalla norma. Sono sostanze che sono state trascinate da vecchie miniere, poi ce ne sono altre, meno pericolose ma sicuramente non benefiche, come lo zingo, che è presente al 67% in 12 siti. Questi dati forniti dalle Università di Pisa e di Bologna suggeriscono alcune riflessioni. Anzitutto suggeriscono di allargare l'opportunità di allargare la lista delle sostanze nocive per l'agricoltura. Poi l'urgenza di un forte piano di bonifica del territorio, perché il punto è proprio questo, fin dove arriva l'inquinamento. Di nuovo una fotografia, questa è stata scattata al Teatro del Giglio di Lucca in occasione della presentazione dello spettacolo Ti giuro che mi vedrai volare, in programma appunto al Giglio sabato 14 maggio alle ore 10 per gli studenti e alle ore 21 per tutta la cittadinanza. Allo spettacolo partecipano i ragazzi del progetto Coccinella, il progetto che si adopera per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne. La regia è di Mia De Clare. Ancora a Lucca ha preso il via il Lucca Classica Music Festival.
Cerimonia di inaugurazione ufficiale di Lucca Classical Music Festival, la rassegna musicale che fino a domenica animerà il centro storico lucchese. La manifestazione, alla sua seconda edizione, è frutto della collaborazione tra Associazione Musicale Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Cassa di Risparmio e trasformerà di nuovo la città in un grande palcoscenico all'aperto, portando la musica anche fuori dai luoghi che istituzionalmente la ospitano. Sì, questa è una delle caratteristiche di Lucca Classica, proprio perché uno degli obiettivi è proprio quello di portare la musica anche fuori dai luoghi che solitamente la ospitano, perché certi capolavori di pensiero, di ingegno, di sensibilità umana possano essere conosciuti, incontrati veramente da tutti. L'augurio degli organizzatori è quello di bissare il successo della scorsa edizione, grazie al ricco programma che prevede circa 54 appuntamenti, tra concerti e conversazioni con personaggi della musica e non solo. L'augurio è quello di proseguire e che sia e continui a essere la festa dell'anno scorso, la festa di questa città, delle persone che la vivono, che vivono Lucca Classica, in cui la musica è veramente uno strumento di aggregazione, di condivisione, di interazione. Il festival si chiuderà con un appuntamento speciale, pensato come un omaggio a Giacomo Puccini e alla sua musica. Verrà infatti insignita del premio Lucca Classica Music Festival 2016 la soprano Raina Kabaivanska, leggenda mondiale della lirica. E con la musica chiudiamo questa prima parte della TG, adesso c'è la pubblicità e subito dopo lo sport.